Uomini e donne, le dichiarazioni di Giordano Mazzocchi contro Lorenzo e Niloufar. Arrivano nuove sorprendenti news da alcuni dei protagonisti più amanti del trono classico. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo fra i vari protagonisti del trono classico. Nelle scorse ore, infatti, uno dei corteggiatori più amati di Niloufar Haddati ha pensato bene di attaccare e criticare un altro corteggiatore molto seguito sui social, Lorenzo Riccardi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il risveglio dei troni rosa. Da qualche settimana a questa parte tutti i telespettatori di Cancelletto Uomini e Donne sono stati felici di constatare che finalmente, dopo mesi e mesi di stallo, i troni di Niloufar Haddati e Sara Affifella hanno cominciato a dare i primi segni di vita. Le due troniste, infatti, per mesi e mesi si erano fossilizzate nel corteggiare Lorenzo Riccardi nella speranza che quest'ultimo potesse un giorno scegliere o l'una o l'altra tronista. Oggi però le cose fortunatamente sembrano essere cambiate, grazie anche al fatto che Sara e Niloufar si sono rese conto di avere in studio altri corteggiatori più interessati. Quest'ultimi altri non sono che Luigi Mastroianni per la Affifella e Niccolò Ferrari e Giordano Mazzocchi per l'Haddati. Proprio quest'ultimo nelle scorse ore ha rilasciato alcune forti dichiarazioni su Lorenzo Riccardi e la loro amicizia. Le dichiarazioni inaspettate di Giordano. Tutti i fans di Uomini e Donne ormai sapranno sicuramente che Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni quest'anno hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze pasquali. I due giovani infatti sono stati avvistati insieme nel giorno di Pasquetta a Marzamemi, un paese situato nella Sicilia orientale. È stato proprio in quest'occasione che Giordano si è lasciato sfuggire con alcune fans alcune dichiarazioni sul conto di Lorenzo Riccardi, suo ex amico nonché corteggiatore di Sara Affifella. Il Mazzocchi infatti ha affermato di non avere più una grande considerazione del suo ex amico e di averne veramente abbastanza di lui. Inoltre, Giordano ha anche aggiunto di essere ancora molto arrabbiato con Niloufar per il suo comportamento e di non avere alcuna intenzione di ritornare da lei a Uomini e Donne. C'è da dire al riguardo che il rapporto fra il corteggiatore e la tronista sono peggiorate notevolmente nel corso dell'ultima registrazione dello show, quando Giordano è stato costretto ad assistere in studio ad un'esterna in cui Niloufar baciava appassionatamente Niccolò Ferrari. Cancelletto Trono Classico Cancelletto Uomini e Donne News.